Ciao, io sono Roberta di Metis Lezioni e oggi vi racconterò le tappe del viaggio di Ulisse. Il viaggio di Ulisse raccontato nell'Odissea è molto noto, però ci sono alcuni particolari e dettagli che sono molto interessanti e forse meno conosciuti. Ulisse parte da Troia dopo la fine della guerra e arriva come prima tappa nella terra dei Ciconi, nella città di Ismaro. In questa città i suoi compagni iniziano a saccheggiare tutto. Ulisse invece entra in un tempio, capisce che è un luogo sacro e decide di non prendere nulla. A quel punto il sacerdote del tempio, per ringraziarlo, lo riempie d'oro e gli dona anche un vino molto pregiato, quel vino che poi Ulisse userà per far ubriacare il ciclope Polifemo. La seconda tappa del viaggio di Ulisse è nella terra dei Lotofagi, che collochiamo nel Nord Africa. In questa terra i compagni vengono accolti amabilmente dalle popolazioni locali e poi iniziano a mangiare un fiore, il fiore di loto. Questo fiore dà l'oblio, cioè fa dimenticare loro la loro patria. Infatti i compagni che hanno mangiato questo fiore non vogliono più risalire sulla nave e Ulisse e gli altri sono costretti a trascinarli a forza. La parola lotofagi, il nome appunto di questa popolazione, significa infatti mangiatori di loto. Questo episodio forse ci vuole raccontare che esistevano in effetti delle piante che erano delle droghe o avevano delle sostanze allucinogene e quindi era bene tenersene alla larga. La terza tappa è la terra del ciclope Polifemo. Prima Ulisse arriva nell'isola delle capre e poi lui e i compagni approdano in questa terra. Come è noto, i compagni e Ulisse vanno a esplorare il luogo e infine arrivano in una grotta. Entrano dentro questa grotta, aspettano che arrivi il padrone di casa e finalmente arriva il ciclope. Attenzione, noi siamo abituati a considerare il ciclope come un enorme gigante con un occhio solo. Però nell'Odissea è scritto che Polifemo non assomigliava agli uomini mangiatori di pane. Con l'espressione uomini mangiatori di pane nei poemi epici si vuole intendere gli esseri umani, ma che assomigliava più ad una montagna ricoperta di selve, cioè di boschi. Si è quindi propensi a pensare che dietro la figura di Polifemo si nasconda l'Etna, questo enorme vulcano che in effetti ha un solo buco, cioè un solo occhio in mezzo alla fronte e che quando poi viene, secondo il mito, accecato da Ulisse, erutta del sangue, come Polifemo che chiaramente viene ferito all'occhio e quindi inizia a sanguinare. Alla fine, quando Ulisse e i compagni riescono a uscire con uno stratagemma intelligente di Ulisse dalla grotta del ciclope, risalgono sulle navi e se ne vanno. Il ciclope li rincorre e li raggiunge sulla riva, solo che non vedendo non sa bene dove sono andati. Ulisse ha già preso il largo con i suoi compagni e quindi potrebbe tranquillamente andarsene senza che il ciclope se ne accorga. Solo che lui ha detto al ciclope di chiamarsi Nessuno, quindi il ciclope non sa il suo nome. Nel mondo antico il nome è quella cosa che identifica il personaggio e che poi può rendere eterna la sua azione. Lui ha compiuto un'azione eroica, è riuscito a sfuggire dalla grotta del ciclope e quindi vuole far sapere che il suo nome è Ulisse. E quindi, credendo di essere al sicuro, urla: Polifemo, sappi che chi ti ha accecato è Ulisse. Sono Ulisse, non mi chiamo Nessuno. A quel punto il ciclope sente la voce, stacca un pezzo dalla montagna e lo lancia contro la nave. Per fortuna non colpisce la nave, ma anzi questo masso enorme crea un'onda gigantesca che spinge la nave ancora più lontano. Bene, questo masso potrebbe essere una rappresentazione dei lapilli o dei pezzi di roccia che fuoriescono durante l'eruzione del vulcano e che a volte cadono anche nel mare. Dopo l'avventura con il ciclope, Ulisse arriva nella terra di Eolo, il dio dei venti. Eolo consegnerà a Ulisse un'otre contenente tutti i venti negativi alla navigazione e lascerà libero soltanto un vento, quello che spingerà la nave di Ulisse fino ad Itaca. Se non che quando già Ulisse, in vista della sua patria, si addormenta stremato dal viaggio e i compagni, credendo che l'otre contenga delle enormi ricchezze, lo aprono. A quel punto tutti i venti negativi fuoriescono, si scatena una gigantesca tempesta che respinge la nave indietro. Ulisse tornerà a chiedere di nuovo aiuto a Eolo, ma il dio dei venti gli dice che non potrà più aiutarlo, aveva già aiutato una volta, e quindi Ulisse è costretto a riprendere il suo viaggio alla ricerca della patria. Eolo è il nome appunto che viene dato al dio dei venti, infatti l'energia eolica è l'energia che sfrutta la forza del vento e probabilmente la patria di Eolo si può collocare nelle isole Eolie, che sono appunto chiamate così perché sono molto ventose. C'è poi l'avventura nella terra dei Lestrigoni, che collochiamo più o meno nell'attuale Sardegna. Questi Lestrigoni sono dei giganti cannibali che uccideranno, proprio divorando, alcuni compagni di Ulisse e altri invece li uccideranno lanciandogli delle pietre o facendone degli enormi spiedini umani. Ulisse riesce a scappare, ma si salva soltanto una nave, quindi lui e alcuni compagni che riescono a salire su una sola nave. Con una sola nave Ulisse e i suoi compagni arrivano in un altro luogo molto famoso,
la terra della maga Circe. Una volta sbarcati, sono tutti un po' terrorizzati perché sono successe veramente tante cose terribili durante il loro viaggio. Quindi viene estratta a sorte un gruppo di uomini che sarebbe andato a esplorare il luogo. Il gruppo che viene estratto, che non comprende Ulisse, si avventura e va alla ricerca di qualche essere umano. Vedranno una donna meravigliosa con una voce molto melodiosa che canta dentro una casa e che li invita gentilmente ad entrare. Loro entrano anche se in questa casa c'è qualcosa di strano, perché ci sono delle bestie feroci che però si comportano come dei cagnolini, quindi vanno incontro, scodinzolano, sono molto tranquille anziché appunto essere delle bestie feroci. Ignari però e forse ammagliati da questa donna bellissima entrano. Questa donna in realtà è la maga Circe, da loro da bere una pozione magica e poi dopo averli toccati con una bacchetta li trasforma, come è noto, in maiali. Sarà poi Ulisse che riuscirà a salvare i compagni e li farà ritrasformare in uomini. Di questo episodio vi ho già parlato in un altro video, che trovate sempre nel mio canale YouTube e si chiama Ulisse Delinquentello. La maga Circe probabilmente è collocata nel luogo dove ora c'è il promontorio Circeo ed ecco perché appunto si chiama così. La maga Circe gli darà poi delle istruzioni molto importanti per superare l'inganno delle sirene e due mostri terribili, Scilla e Cariddi. Prima però Ulisse andrà a interrogare l'indovino Tireia che gli svelerà delle cose molto importanti sul suo viaggio e incontrerà anche le anime dei morti, tra cui anche sua madre, infatti scoprirà appunto che purtroppo è morta, mentre lui stava combattendo la guerra di Troia. L'incontro con le sirene è un episodio molto famoso, ricordo soltanto che le sirene non erano rappresentate nel mondo antico metà donna e metà pesce, bensì metà donna e metà uccello. Questi mostri incantavano gli uomini cantando una melodia melodiosa e convincendoli ad avvicinarsi. Ulisse riuscirà a superare l'inganno delle sirene perché si farà legare all'albero maestro della nave, i compagni avranno le orecchie tappate con della cera e lui riuscirà, legato così all'albero, a sentire il canto delle sirene senza rimanerne completamente ammagliato perché non poteva muoversi, quindi non poteva andare verso di loro. I due successivi mostri che Ulisse deve affrontare sono Scilla, un mostro terribile a sei teste, e Cariddi, un gorgo che risucchia la nave. Ulisse riuscirà a superare questo pericolo, perderà però alcuni compagni. Scilla e Cariddi sono collocate nello stretto di Messina. Questi due mostri probabilmente rappresentano una difficoltà di navigazione. Per le correnti che c'erano, evidentemente per le navi dell'epoca era complesso e pericoloso attraversare lo stretto. In qualche modo questo racconto voleva mettere allerta i naviganti. In modo simile possiamo interpretare l'episodio delle sirene. Dovete sapere che nel mondo antico la navigazione non avveniva in linea retta, ma si cercava di navigare abbastanza vicino alla costa, in modo da poter approdare se ce ne fosse stata necessità. Ma avvicinarsi troppo alla costa, se la costa è rocciosa, poteva creare dei danni grossi alla nave. E quindi forse, per evitare che le navi si avvicinassero troppo a quella zona, forse era pericolosa, è stato inventato questo mito. Ormai rimasto con pochi uomini, Ulisse approda a Trinacria, cioè la Sicilia, che appunto ha forma triangolare. Trinacria, infatti, vuol dire triangolo. In quest'isola i compagni si macchieranno di una terribile colpa, cioè mangeranno le vacche sacre del dio Sole. Queste vacche erano controllate da Lampezia e Fetusa, le due figlie del dio Sole, i cui nomi rimandano proprio alla luce, al lampo, al lampeggiare, che una volta visto ciò che era successo, avvisano il dio Sole. Il dio Sole ovviamente punisce i compagni di Ulisse, che per questo motivo non potranno mai rivedere la patria. E infatti moriranno tutti in una terribile tempesta che si scatenerà poco dopo la loro partenza da Trinacria. Si salverà il solo Ulisse, che non le aveva mangiate e quindi non si era macchiato di questo peccato. Ulisse rimane solo e naufraga nell'isola di Calipso. Calipso è una ninfa bellissima il cui nome deriva dal verbo greco calupto, che vuol dire nascondere. In effetti Calipso terrà Ulisse nascosto per 6 lunghi anni. Ulisse è felice con questa ninfa, però dopo un po' ha nostalgia di casa e vuole ritornare in patria, solo che Calipso non lo lascia andare. La terra di Calipso alcuni la collocano vicino allo stretto di Gibilterra. Secondo altri, e io preferisco questa versione, l'isola di Calipso si trova a Malta. Se andate infatti a visitare Malta vedrete la grotta di Calipso. Ulisse poi riuscirà a lasciare la terra di Calipso perché gli dei decideranno di farlo partire. Verrà infatti mandato Hermes da Calipso che gli ingiungerà di lasciar partire l'eroe. A malincuore Calipso aiuta Ulisse a preparare la sua partenza e così su una zattera Ulisse partirà. L'Odissea inizia proprio con il concilio degli dei che decide le sorti di Ulisse. Il racconto quindi del viaggio di Ulisse parte da questo punto, dalla fine, dall'isola di Calipso. Da Calipso poi Ulisse arriverà nella terra dei Feaci, verrà accolto dal re Alcino e da sua figlia Nausicaa e lì alla corte del re dei Feaci racconterà in un lungo flashback tutte le sue avventure. La terra dei Feaci, la terra di Alcino è l'ultima tappa del viaggio di Ulisse, in effetti dopo
dopo i Feaci lo accompagneranno a Itaca e lì poi ci sarà tutta la vicenda dei pretendenti. Il viaggio di Ulisse si svolge tutto all'interno del Mediterraneo, il luogo nel quale si svolgevano i commerci e dove appunto c'erano le tratte commerciali via nave. Nel mondo antico la navigazione era il mezzo di trasporto e il mezzo commerciale più pratico, più veloce e forse anche il più economico. Non c'erano le strade come oggi, quindi le merci viaggiavano per lo più appunto via mare o tramite i fiumi. Il viaggio di Ulisse rappresenta un nostos, cioè un racconto del ritorno di un eroe da Troia in patria. Nel mito antico sappiamo che esistevano tantissimi nostoi, cioè appunto racconti di eroi che da Troia tornavano in patria, ma quello di Ulisse è sicuramente il più famoso. Un'altra cosa interessante è il motivo per cui Ulisse è riuscito, unico tra tutti i suoi compagni, ad arrivare in patria, grazie alla sua intelligenza pratica, la metis. Metis infatti significa proprio intelligenza pratica, la capacità di adattarsi alle circostanze e di superare le avversità. Per questo, visto che mi piace moltissimo questa parola greca, ho scelto di chiamare il mio centro di lezioni private Metis. E da lì appunto è nato il nome del mio canale, Metis Lezioni. Se vi è piaciuto questo video mettete like e iscrivetevi al canale. Vi ricordo che con il nome Metis Lezioni mi trovate anche su Instagram, TikTok e Facebook. Ciao!